Buongiorno a tutti, sono Yamada, presidente dell'associazione Nippo Bonsai Sakkakyōkai. Sono molto dispiaciuto del fatto che quest'anno, a causa del coronavirus, non si potrà tenere il congresso Sakkaten e quindi non potrò partecipare al convegno della Nippo Bonsai Sakkakyōkai Europa a Napoli. Come mi avete chiesto, oggi vi mostro l'interno del Seikoen, il mio giardino. Poi, insieme a tutti voi, vedremo un nuovo allestimento del Zashiki Kazari. Studieremo quindi questo tipo di allestimento. Allora, prima vi mostro alcuni bonsai e poi passeremo all'allestimento nella Zashiki. Quest'anno è scoppiato il preoccupante caso del coronavirus in tutto il mondo e per quanto riguarda noi che trattiamo con la natura, tanto più ora cercheremo di impegnarci con la meraviglia degli alberi per costruire bei bonsai e per il piacere di apprezzarli. Oggi vi mostrerò una parte del mio giardino. Questo bonsai è un albero che oggi è molto popolare. È uno dei vari tipi di aceri e si chiama Shishigashira, in italiano testa di leone, Blechnum nipponicum. Lo coltivo da oltre 30 anni. Ora è ancora presto perché le foglie diventino rosse. Questo tipo di acero è molto bello per il suo colore verde in primavera e in autunno prende una bellissima colorazione. Le caratteristiche di questa pianta è di essere alta circa 70 cm. Il suo portamento è equilibrato, ha un bell'impianto radicale, nebari. Viene curato ogni giorno e quest'anno è stato tanto caldo e lo sbalzo termico qui in Giappone è di circa 10 gradi, quindi un clima molto variabile. E quindi penso che tutti da noi hanno avuto problemi di coltivazione. Ora stiamo entrando nella stagione più piacevole dell'anno. Ora sto cominciando a pulire gli aghi vecchi che iniziano a cadere. Quest'anno, verso metà febbraio, ho organizzato una mostra della mia collezione al Museo del Bonsai di Omiya e questo bonsai era presente. In questo boschetto di pini ho cercato di ricostruire la splendida natura giapponese e spero che tutti voi possiate apprezzare la bellezza che è stata condensata in questa mia opera. やはり皆さんもですね、ぜひ創作盆栽を作品を作っていただいて楽しんでいただきたいというような考えを持っております。
Questo bonsai di melo è un Miyamakaido, Malus micromalus, che in aprile produce fiori molto belli e in autunno le foglie prendono un bellissimo colore e quindi è una pianta che dà molta soddisfazione. Ora è la stagione delle foglie colorate e questa pianta è piena di bacche dorate ed è particolarmente bella e piacevole. Poi, in tardo autunno, cadono tutte le foglie e la forma nuda della pianta è molto bella. Questa pianta è un kengai, una cascata, che è un tipo di bonsai che tutti i bonsaisti vorrebbero avere. Il bonsai è l'arte del sansui, ricreare il paesaggio naturale. Se si va in alta montagna, attorno ai 1000 metri, si può vedere il paesaggio riprodotto da questo bonsai, che è molto bello. L'armonizzazione tra la pianta e il vaso è molto importante e nella pianta che esce dal vaso si può percepire la forza che emana. Questa è la bellezza del Kengai. Questa pianta è adatta soprattutto per intrattenere gli ospiti prendendo il tè e immaginando il paesaggio che richiama. Infatti, se si mette in una stanza dove si accolgono gli ospiti, questa pianta mostra tutta la sua bellezza. Dunque, prima di entrare nella stanza Zashiki, vorrei spiegarvi alcune cose. Oggi ci occupiamo del Zashiki Kazari. Nella stanza si predispone un paravento e si stende un tappeto blu. Per accogliere gli ospiti, il luogo deve essere considerato sacro, con aria pulita e il luogo deve essere accogliente. Come ho detto prima, in questo luogo si accolgono gli ospiti con un allestimento, con un bonsai, e in questo modo si offre il massimo dell'ospitalità. Ora vi presento alcuni esempi di Zashiki Kazari. Grazie a tutti.
Vi ho fatto vedere l'allestimento. La pianta è un Shinpaku ginepro. È un tipo di bonsai che è molto popolare tra i bonsaisti di tutto il mondo. Questa pianta viene dalla zona Itoigawa, nella provincia di Niigata, nel nord-est del paese. Ed è un Yamadori. I Shinpaku Yamadori che provengono da questo luogo sono particolarmente rari e preziosi. La pratica del Yamadori è durata per 150 anni, fino a 60 anni fa, e queste piante venivano lavorate in varie forme che si possono vedere anche oggi. Questa pianta ha 250 anni e un'altezza di 80 centimetri. La considero un'opera che è riuscita ad esprimere la bellezza del Shinpaku. Il vaso è di tipo Choho, rettangolare, e di colore rosso scuro, Shudei. Importante è la stabilità e l'armonia. Come vedete, ho utilizzato un paravento di colore dorato. Nel Zashiki Kazari vengono utilizzati il paravento color dorato e il tappeto color blu. Quando non c'è il tokonoma, si fa questo tipo di allestimento. Questo tipo di allestimento ora è molto popolare. Non si usa il kakejiku. Nella stanza che viene considerata luogo sacro, si mette un bonsai in questo modo per accogliere gli ospiti. E questo esprime lo spirito giapponese di accoglienza. Così si può passare del tempo piacevolmente, bevendo il tè e chiacchierando con gli ospiti e godendo di un breve momento che nella cerimonia del tè si chiama Ichigo Ichie, durante la quale ogni momento è unico e irripetibile. Questo è lo spirito a cui i giapponesi danno molta importanza. Secondo allestimento. Questo è un allestimento su tokonoma, un tipo di allestimento gyo. Esistono tre tipi di allestimento, Shin, Gyo, So. Nel caso del Gyo, il pavimento di solito non è di stuoia, ma di legno. E si mette sia una pianta sia un kakejiku. Adesso è autunno, la stagione del melograno, e quindi il shikishi, quadretto posto nel kakejiku, rappresenta un frutto di melograno, mentre la pianta è un kuchinashi, una gardenia, Gardenia jasminoides, che non ha ancora preso i colori dell'autunno. Quando i frutti prenderanno un colore rosso intenso, mentre le foglie rimarranno verdi, questo contrasto sarà molto bello da vedere. Il vaso è molto vecchio e anche la pianta è vecchia, è alta 35 cm e ha la prima parte del tronco possente. Se ci si avvicina si può vedere la forma, che è molto bella. La linea è armoniosa. Nell'allestimento bisogna anticipare un po' la stagione. Possiamo immaginare che a breve l'autunno avanzerà e che questa pianta giungerà al suo massimo splendore.
La dimensione di questo allestimento Gyo è di 180 cm, quindi di solito non si mette una pianta grande. È adatta una pianta di medie dimensioni, cercando di esprimere la stagionalità di questo spazio. Di regola bisogna rispettare la dimensione e tener conto dell'armonia tra pianta e vaso. Questo spazio non è molto grande, quindi l'allestimento non è difficile. Bisogna tener conto dello spazio vuoto, che è importante. Questo è un tokonoma secondario, wakidoko, che serve per attribuire importanza a quello principale che abbiamo visto prima. Mettendo una pianta diversa si esprime ugualmente la stagionalità. Questo serve per dare risalto al bonsai principale. Questa pianta è un gamazumi, un viburno, che cresce spontaneamente da queste parti e che ha le bacche di un rosso intenso. Le foglie prenderanno il colore rosso in autunno e, come vedete, quindi è in anticipo sulla stagione. Aspettando gli ospiti si pensa come allestire, scegliendo le piante migliori per quella stagione per far gioire i loro occhi. Ho espresso grosso modo come allestire una stanza con i bonsai e con questo termino la lezione di oggi. Grazie per l'attenzione. それではですね、これからもう少し園内を撮影の時間を取ってですね、映像で楽しんで今日の勉強会を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 Thank you.
Oggi ho tenuto una lezione nel mio giardino Seikoen. Vi auguro che voi membri della Sacca Kyokai europea vi divertiate lavorando i bonsai. Vi aspetto nel mio giardino. Spero anche che possiate superare questo difficile momento di pandemia da coronavirus. ご記念して私の撮影を終わらせていただきます。今日はありがとうございました。